Seconda parte del telegiornale con Piazza Grande, ospite oggi nei nostri studi Marco Coianez, presidente dello Yardland Basket, a cui ovviamente rogiamo il saluto. La prima domanda di quest'oggi è che facciamo un bilancio sul passato campionato che per la nuova dirigenza era una sorta di anno zero. Ma non sono proprio tanto d'accordo con l'anno zero, perché se penso a quello che abbiamo fatto noi, tra un paio di giorni abbiamo il 40° anniversario, festeggeremo il 40° anniversario della fondazione dello Yadran, e allora quello per noi tutti è anno zero. Anche i primi 10 anni erano caratteristiche significativi, con un percorso incredibile, unico direi, e perciò ogni rifondazione deve comunque adeguarsi ai tempi, ma comunque rispettare la tradizione. Certo che come dirigenza abbiamo rifondato completamente il consiglio direttivo, abbiamo rifondato anche la parte tecnica che è stata affidata a Andriy Vremec, e abbiamo aggiunto un nuovo preparatore atletico, preparatore fisico, che ha portato dei nuovi concetti che hanno dato i risultati del primo anno. Un'altra cosa che abbiamo voluto subito dall'inizio è dare tanto spazio ai giovani. E devo dire perciò, sì, difficoltà, un'annata molto difficile, ma non per via degli infortuni che ci hanno portato via molti giocatori importanti, però tutto sommato abbiamo raggiunto, anzi anche superato, gli obiettivi che ci siamo posti. Senta Presidente, quanto è difficile gestire una squadra di basket al giorno d'oggi? È sempre più difficile, certamente. Una volta si poteva fare un po' così, leggermente, con leggerezza affrontare. Ora ci sono i controlli, ci sono delle normative fiscali, ci sono delle responsabilità che devi tenerne conto, ecco. Perciò è difficile che abbiamo sempre meno tempo, e questo è anche una cosa che, essendo tutti volontari, è una cosa che bisogna cercare di combinare, il volontariato con un approccio professionale, e questa è la cosa più difficile per la gestione della società. Tornando a quello che concerne la prima squadra, c'è stato un cambio tecnico, ritorno di Obadan. Noi come movimento, come scuola dello Yadran, che stiamo cercando ora di riporre in auge, cerchiamo di fare tutto al nostro interno. Dejan ha già mostrato, quando giocava, le sue capacità di allenatore, e ha fatto un'esperienza ottima al Bor. Era naturale che era nella scelta, nella rosa dello Yadran. Nello stesso tempo Andrea, che ha fatto un ottimo lavoro, specialmente con i giovani, ha finito un ciclo, era 5 anni da noi, e dopo 5 anni un allenatore con i giocatori deve esserci un cambiamento, perché se no non si riesce più a dare quell'in più che serve ogni anno, e perciò era una cosa naturale. Per quello che concerne i giocatori, c'è stato qualche movimento durante quest'estate, qualche novità, qualche nuovo innesto? Ma noi abbiamo cercato quest'anno di dare stabilità al gruppo, e perciò ripartiamo con quello che siamo partiti l'anno scorso all'inizio. L'unico, diciamo, innesto nuovo è il ritorno di Samuel Zidaric, che l'anno scorso la Pallacanestro Trieste gli ha promesso di essere nella rosa, diciamo, dei papabili della serie professionistica, del loro campionato professionistico della 2C. Con quell'opportunità non ci siamo sentiti di obbligarlo a tornare. Comunque quest'anno farà, probabilmente, adesso stiamo ancora da metterci d'accordo, ma probabilmente farà le giovanili ad alto livello con loro e il campionato senior con noi. Senta Presidente, com'è il rapporto con le altre realtà sportive dell'Altipiano? Bella domanda questa. Noi siamo una realtà che copre il territorio da Muggia a San Floriano. È ovvio che su ogni territorio ci sono delle esigenze diverse, delle percezioni diverse. E siamo una società che ha come soci 6 società madri, 6 società base. E la cosa difficile è
mettere d'accordo tutti, cioè fare dei compromessi, è ovvio che ci sono dei compromessi, che accontentino tutti. E anche da questo punto di vista abbiamo fatto un bel passo avanti perché abbiamo cercato di mettere su carta, di formalizzare il modus operandi e ci siamo riusciti. Adesso vediamo in avanti, ci sarà solo, secondo me, solo che un miglioramento delle possibilità di collaborazione. Ecco, una domanda che vorrei farle è legata al settore giovanile. Nella prossima stagione, quanti e quali squadre schiererete? Allora, noi come nel settore giovanile copriamo tutte le categorie, dall'under 13 fino all'under 20, e non tutte queste squadre giocheranno per lo Iadran, perché qualcuno coprirà la quota delle squadre giovanili alle società madri, qualcuno invece, come vedremo adesso, visto che avrà l'opportunità di giocare con la prima squadra per quella società, allora forse una delle squadre migliori, diciamo, non giocherà come Iadran perché il doppio tesseramento fra la C Gold e la C Silver non è possibile da quest'anno, allora probabilmente daremo quella squadra in gestione a una società madre e noi prenderemo la seconda squadra. Però diciamo dovremo coprire tutte le categorie, di cui una o due anche con due squadre. Torniamo a parlare quindi della prima squadra e più nello specifico al prossimo campionato di Serie C Gold, dove voi prenderete parte, una Serie C Gold che sarà composta, come abbiamo già detto in precedenza, da 14 formazioni. Come vede questo campionato? Ci sono state anche delle defezioni, ecco, se vuoi un po' inquadrare. Che il campionato è difficilissimo, è troppo costoso, la federazione veramente non sta al passo coi tempi, con le disponibilità finanziarie che ci sono in giro e ci obbliga a dei costi che stanno diventando insopportabili. Abbiamo visto due o tre società che hanno chiuso, qualcuno non ha rinunciato alla promozione e hanno fatto fatica in federazione a recuperare la 14ª squadra. Questo dal punto di vista organizzativo forse ci sarebbe da pensare in futuro cosa fare. È un campionato dilettantistico, ma ci sono disparità di risorse a disposizione, perciò anche, si vedono anche dalle campagne di quest'anno che certe società non hanno problemi a reperire i fondi e certe invece devono fare con quello che riescono a trovare. Noi già nella Serie B eravamo proprio i più piccoli, avevamo il bilancio metà della seconda da sotto in su, perciò, e ce l'abbiamo comunque, abbiamo fatto il campionato, è finito con una retrocessione, ma ci ha lasciato tanta crescita sia ai ragazzi che come esperienza, ecco, come società. E questa è sicuramente la cosa più importante quando Sì. si fa basket anche a questo livello. Bisogna creare un movimento continuo che ti assicuri sempre le risorse perché diciamo, tu puoi sopravvivere con i tuoi giocatori in quella categoria, se no devi prendere giocatori esterni e quello costa. E noi diciamo, abbiamo il vantaggio e lo svantaggio di avere come riferimento una popolazione molto piccola, circa il 10%, 15% della popolazione, però nonostante ciò siamo comunque la seconda realtà a Trieste. Perciò da questo punto di vista sono sicuro che stiamo lavorando bene, cioè abbiamo grossi, enormi margini di miglioramento, però con un target così basso riuscire a stare in una C Gold, devo dire che bravi tutti i collaboratori. Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione dello Iadran a livello di risultati? Beh, questo è molto semplice. I due obiettivi che ci siamo posti l'anno scorso, uno è la permanenza nella Serie C Gold, e che l'anno scorso l'abbiamo superato uscendo, diciamo, al primo turno dei playoff con il Tarcento, che dopo ha visto che non ce la fa più e ha deciso di Sì. mollare. E l'obiettivo principale è però dare tanto tanto minutaggio ai giovani, e l'anno scorso nella classifica speciale di questo segmento siamo giunti secondi, devo dire tanto di cappello a chi ha portato avanti e a chi ha perseverato questo obiettivo. Raggiunti tutti e due. Un'ultima domanda riguarda i tifosi, so che vi seguono sempre molto numerosi, sono molto attaccati alla squadra, cosa si sente di dire?
che vengano in palestra più numerosi possibile. L'anno scorso è stato un anno, secondo me, di transizione perché siamo partiti benissimo. Dopo c'è un infortunio che ci ha portato il nostro playmaker, il nostro Daniel Batic, che rientrerà quest'anno e non l'avevamo per tutta la stagione, però non era solo il playmaker o il capitano in campo, lui era proprio il leader della squadra. Allora ci siamo dovuti riorganizzare. Borut ha preso il suo posto come leader della squadra e questo naturalmente ha portato delle conseguenze. E dopo avevamo avuto tantissimi infortuni sul gruppo dei under 20, compreso gli under 20, su 18-19 risorse. 11 o 12 si sono infortunati non per un giorno, ma per almeno una settimana, o qualcuno 3 mesi, qualcuno tutta la stagione, perciò siamo arrivati alla fine e devo dire che è stato sicuramente un successo. Quest'anno speriamo che non si ripetano tutte queste vicissitudini, se no dovremmo riuscire. Forse come risultati nella Serie C sarà un po' più difficile perché le campagne di acquisti sono state tremende da certe società, si sono rinforzate con, beh, magari è stato anche facile perché Gorizia, c'erano 10 o 6-7 giocatori buoni che erano disponibili, da Tarcento anche, e così hanno rinforzato le altre squadre. Dopo qualche giovane cresciuto, qualche innesto ci sarà, e sarà sicuramente un campionato un po' più difficile di quello dell'anno scorso. Più livellato forse. Secondo me in alto sarà più livellato, ma anche l'anno scorso bisogna dire che era molto livellato, perché se guardate tra il terzo e il penultimo, in una parte della stagione, verso la fine, c'erano 6 o 8 punti, cioè non ho mai visto un campionato del genere, difatti noi potevamo sia retrocedere direttamente che arrivare al terzo posto dei playoff, a 6 giornate dalla fine, 5-6 giornate dalla fine. Lì era livellato tutto, perché le prime hanno perso quelle ultime, così. Quest'anno credo che ci saranno un po' un due gruppi, ma vediamo, il campo darà il suo risultato. Si conclude così il telegiornale, ringraziamo Marco Coianez, presidente dello Yardland Basket, e noi vi diamo appuntamento alla prossima.